Dopo una lunga attesa è finalmente giunto il momento di tornare a pattugliare le pericolosissime strade di Gotham City, seppur con una profonda e significativa differenza. Batman non c'è più. E non perché si sia preso una vacanza o sia rimasto impegnato in questioni addirittura più gravi, ma perché è rimasto ucciso in battaglia. Questo lascia il grave onere di difendere la sua città a Nightwing, Robin, Batgirl e Cappuccio Rosso, la Batfamiglia di cui l'uomo pipistrello si fidava ciecamente. Amiche e amici di Spazio Games, bentornati sul nostro canale, io sono Stefania Sperandio e questa è la recensione di Gotham Knights a cura del nostro Francesco Corica. Dopo il video introduttivo che ci dà effettivamente la conferma della scomparsa di Bruce Wayne, viviamo al momento che dà ufficialmente inizio agli eventi di questa nuova avventura, in grado di proporre un gameplay che fonde insieme le meccaniche già viste in produzioni come la trilogia di Batman Arkham ad alcuni elementi da gioco di ruolo, senza che però questi ultimi risultino essere troppo invasivi. I nostri combattenti potranno infatti utilizzare a piacimento mosse ravvicinate e dalla distanza, che naturalmente varieranno in base al tipo di eroe scelto. Per esempio, Cappuccio Rosso può utilizzare attacchi più devastanti grazie alle armi da fuoco, mentre Robin preferirà utilizzare approcci più tattici e impostare perfino delle esche. Per ciascuno dei quattro personaggi selezionabili sono inoltre presenti diverse abilità speciali che potremo sbloccare semplicemente portando a termine determinate sfide con il proseguire dell'avventura. È presente inoltre uno skill tree delle abilità. Dovremo scegliere accuratamente quali poteri sviluppare, dato che durante la nostra prima run non saremo in grado di sbloccarle tutte. A differenza di quanto alcuni fan potevano temere, Gotham Knights non è pensato per essere un game as a service. Sebbene esistano infatti diversi elementi che incentivino la rigiocabilità e l'esplorazione, allo stesso modo gli sviluppatori hanno voluto mettere dei paletti ben evidenti che segnalano quando iniziano e quando finiscono le nostre avventure, senza allungarle più del dovuto. Anche se aver messo a disposizione quattro eroi appare come un incentivo per sostituire diverse volte il vostro preferito, nella realtà otterrete i risultati migliori scegliendo un eroe e affidandovi a lui o lei dall'inizio alla fine. Gli sviluppatori hanno infatti fatto in modo, da un lato, che l'esperienza fosse condivisa tra tutti gli eroi, ma questo accorgimento non si è rivelato sufficiente. Ciò che è in grado di fare davvero la differenza in battaglia è spesso un'attrezzatura adeguata più che l'effettivo livello del vigilante, e i migliori equipaggiamenti si otterranno utilizzando più volte lo stesso eroe. Dopo aver completato missioni e pattugliamenti, saremo infatti in grado di ottenere sempre più materiali da utilizzare per la creazione di nuovi costumi e di nuove armi, ma il sistema tenderà a premiare i personaggi maggiormente utilizzati per fornire equipaggiamento migliore, che non solo cambierà il nostro aspetto estetico, ma potrà anche includere l'aggiunta di danni elementali per avere un ulteriore vantaggio contro i cattivi. Del resto, gli sviluppatori sono più che consapevoli che i giocatori tenderanno a provare i personaggi almeno una volta prevalentemente durante le fasi iniziali del gioco, salvo poi stabilire quale sia quello con cui si trovano meglio e proseguire l'avventura solo nei suoi panni. Possiamo inoltre confermare che, tralasciando la cutscene finale in base al vigilante che avrete scelto, la narrazione di Gotham Knights non subirà modifiche a causa della vostra decisione. Verranno unicamente sostituite alcune linee di dialogo, che rifletteranno la personalità e le esperienze dell'eroe che avete scelto. Dobbiamo dire che dal canto nostro abbiamo trovato che fosse una buona soluzione. Il gameplay di Gotham Knights è infatti semplice da apprendere, ma questo non toglie che richiede più tempo per poter utilizzare al meglio tutte le tecniche e le abilità, soprattutto durante le battaglie più impegnative come boss e nemici affrontabili durante l'endgame. Sebbene esistano infatti soltanto poche fazioni nemiche, abbiamo apprezzato la volontà del team di provare a offrire costantemente delle sfide diverse. La maggior parte dei nemici richiederà infatti costantemente approcci differenti, costringendoci a cambiare con costanza strategia e stando sempre attenti agli attacchi che potremo subire. Ogni giorno sarete chiamati a sorvegliare Gotham pattugliando le strade della città. Questa sarà a tutti gli effetti la vostra occasione di esplorare l'immenso open world preparato dagli sviluppatori. La sensazione è quella di trovarsi in un gigantesco parco giochi notturno, al punto che abbiamo preferito non sbloccare i punti di viaggio rapido per poter continuare a esplorare al meglio la città. Sebbene possa spesso esserci molta distanza tra una missione e l'altra, utilizzare i rampini o le moto per esplorare Gotham risulta essere parecchio soddisfacente, soprattutto se sceglierete di non consultare la mappa e di affidarvi soltanto ai vostri sensi per scoprire se ci sono crimini in corso. In questi momenti potreste infatti diventare l'eroe giusto al momento giusto e risolvere la situazione, magari arrivando perfino a interrogare i criminali per riuscire a scoprire nuove missioni da risolvere.
Si tratta naturalmente di attività secondarie che tenderanno a diventare ripetitive nel corso dell'avventura, ma che diventano ancora più divertenti se affrontate prendendo una pausa tra le diverse missioni principali. Tuttavia, abbiamo ritenuto fastidiose le missioni obbligatorie legate agli interrogatori. Dato che alcuni nemici si troveranno soltanto in alcune sezioni di Gotham, sarà necessario controllare accuratamente sulla mappa di trovarsi nella zona giusta, che spesso non appare molto chiara. Riteniamo insomma che questo sistema potesse essere studiato meglio, magari aggiungendo qualche indicatore addizionale per segnalare immediatamente i luoghi in cui operano determinate bande. Inoltre, la campagna principale di Gotham Knights non è purtroppo riuscita a soddisfarci per intero. Pur offrendo diversi spunti interessanti, ci ha infatti lasciato la sensazione di essersi interrotta in fretta e furia proprio sul più bello. Discorso invece diverso per le missioni secondarie legate ai supercriminali, che pur avendo proposto soltanto 3 villain aggiuntivi in tutto, ci sono sembrate particolarmente ispirate e con un livello di sfida molto più elevato. Nel gioco, i nemici tenderanno a bilanciarsi automaticamente in base al livello che avete raggiunto, tranne quando affronterete proprio le missioni principali e secondarie della storia, che avranno invece delle impostazioni fisse. Avremmo gradito una possibilità di scegliere se attivare o meno uno scaling automatico, dato che in base al tempismo in cui affronteremo le minacce, potremmo risultare decisamente troppo potenti. Un aspetto aggiuntivo che abbiamo apprezzato dei pattugliamenti è dato anche dal nostro rapporto con i civili. Se all'inizio della campagna potrebbero non riuscire a riconoscervi, se non essere addirittura infastiditi dalla vostra presenza, durante le fasi finali arriveranno ad acclamarvi come eroi e a fare il tifo per voi. Si tratta di un piccolo dettaglio, ma che illustra perfettamente tutti i progressi che state facendo per riacquistare la fiducia di una città in profonda crisi dopo la scomparsa di Batman. Quando il gioco, insomma, reagisce alle vostre azioni e le riconosce, fa sempre piacere. Per chi è alla ricerca di un maggior livello di sfida, oltre a poter manualmente impostare il livello di difficoltà tutte le volte che vorrete, esiste anche la possibilità di affrontare la campagna in co-op con un amico. Questo consentirà infatti agli avversari di avere molta più salute del previsto, favorendo così il gioco di squadra e il corretto utilizzo delle abilità. Abbiamo avuto modo di apprezzare anche i puzzle e le indagini presenti durante la campagna di Gotham Knights. Pur non essendo particolarmente complessi, permetteranno ai nostri nuovi cavalieri di dimostrare tutte le abilità da detective apprese proprio grazie agli insegnamenti di Batman. E se doveste comunque avere delle difficoltà, il gioco in queste fasi non mancherà di farvi ascoltare numerosi indizi su come risolvere la questione, ben nascosti e contestualizzati all'interno della missione stessa. Se dal punto di vista del gameplay Gotham Knights è risultato essere pienamente positivo, soprattutto per i fan dei personaggi dell'universo DC Comics, non possiamo purtroppo dire lo stesso dal punto di vista tecnico. Su console non è infatti presente alcuna modalità grafica aggiuntiva per migliorare le prestazioni, che resteranno fisse a un massimo di 30 frame al secondo a prescindere dalla vostra risoluzione. E anche con performance così limitate, non è detto che i 30 frame siano garantiti. Su Xbox Series X abbiamo infatti notato qualche sporadico calo ed effetto di pop-in, soprattutto durante le fasi più movimentate, come le moto e i combattimenti. Va comunque detto che il tutto tende a risolversi in automatico dopo pochi istanti, non risultando dunque particolarmente nocivo per l'esperienza, ma rimane indicativo di un'ottimizzazione che evidentemente deve aver avuto qualche problema. Per quanto riguarda invece Xbox Series S, i cali di frame rate ci sono apparsi particolarmente evidenti nelle fasi più rapide menzionate in precedenza, un aspetto che potrebbe rappresentare un problema sul lungo termine. Tuttavia, i combattimenti ci sono sembrati abbastanza fluidi e abbiamo comunque apprezzato il compromesso ricercato dagli sviluppatori per garantire la giusta qualità grafica, pur avendo naturalmente minori dettagli per le texture. Il tutto, su Series S, risulta comunque molto gradevole. Abbiamo impiegato circa 19 ore complessive per portare a termine la campagna principale, le missioni secondarie legate ai supercriminali e molti pattugliamenti aggiuntivi, ma la longevità potrà naturalmente ridursi o allungarsi notevolmente se sceglierete di avventurarvi in numerose attività aggiuntive. La città nasconde infatti tantissimi segreti e collezionabili pronti da raccogliere, alcuni dei quali sono stati lasciati per voi proprio da Batman per darvi la possibilità di mettervi alla prova. In generale comunque riteniamo la longevità appropriata per questo tipo di opera. Il rischio concreto, che avevamo sottolineato anche durante le nostre prime impressioni, era che Gotham Knights potesse diventare un prodotto estremamente ripetitivo, ma gli sviluppatori sono stati molto bravi a comprendere il momento esatto in cui l'avventura avesse finito quello che aveva da offrire e da dare. Non poteva infine mancare il New Game Plus, che vi consentirà di ricominciare la vostra avventura mantenendo tutti i progressi sbloccati fino a quel momento e aumentando il level cap per sbloccare ancora più abilità.
Gotham Knights si è rivelato un videogioco che ci ha sorpreso positivamente. Non si tratta di un titolo che rivoluzionerà il genere, ma in grado di offrire tanto intrattenimento ai fan dell'universo DC, anche e soprattutto per via dell'assenza di Batman. Rinunciare a Bruce Wayne è stato sicuramente un esperimento coraggioso, ma che è riuscito pienamente nel suo intento: farci familiarizzare con una nuova avventura, un nuovo universo ed eroi che, per quanto già conosciuti e ammirati, ora possiamo apprezzare sotto una nuova luce. Peccato per una storia poco coraggiosa e una componente tecnica che, almeno su console, sembra non essere ottimizzata a dovere, ma se siete fan di Gotham City e di tutti i suoi abitanti, indubbiamente avrete di che sentirvi a casa in Gotham Knights. Io vi ringrazio per aver visto il video fino a qui, vi ricordo che su spaziogames.it trovate l'articolo testuale completo di voto e vi do appuntamento molto presto sulle pagine del nostro canale.